Benvenuti a Radio Pugino Air, ci ritroviamo in questo episodio per gli ultimi aggiornamenti su una vicenda che sta monopolizzando l'attenzione pubblica e che solleva numerosi interrogativi. Il caso di omicidio di Sharon Verzeni, un caso che a quasi un mese dall'omicidio resta avvolto nel mistero con pochissimi indizi concreti e nessun indagato ufficiale. Oggi analizzeremo insieme i 9 punti critici di questa storia al momento, cercando di fare chiarezza su una situazione complessa e piena di ombre. Il caso di Sharon Verzeni, una giovane donna di 33 anni uccisa brutalmente a coltellate, è diventato un giallo intricato che tiene con il fiato sospeso non solo la comunità locale di Terno d'Isola, ma tutta l'Italia. Iniziamo da ciò che sappiamo. Sharon esce di casa a mezzanotte e dopo aver percorso circa 2,5 chilometri, viene assassinata poco dopo la mezzanotte, all'altezza del civico 32 di via Castagnate. Un percorso che solleva già diversi dubbi ed ipotesi. Perché Sharon ha scelto quel tragitto? Chi poteva sapere che sarebbe passata proprio di lì? Cercheremo di fare chiarezza attraverso gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie che abbiamo su questo caso tra pochissimo dopo la nostra sigla. Partiamo dalla villa e dalla telecamera, un alibi che regge ma con riserve. Il primo sospettato in un caso come questo è, come spesso accade, il compagno della vittima, Sergio Ruocco, idraulico di 37 anni e fidanzato di Sharon, ha un alibi che sembra solido. Sostiene di essere rimasto a casa quella notte e quando i carabinieri arrivarono, lo trovarono a letto. Eppure la posizione della villa della coppia, situata in via Merelli, a soli 650 metri dal luogo del delitto, lascia aperta la possibilità che Sergio avrebbe avuto il tempo di uscire, commettere il crimine e rientrare. C'è una telecamera all'angolo di via Merelli che avrebbe dovuto riprendere qualsiasi movimento di Ruocco se fosse uscito di casa, ma quella notte non lo ha visto. Questo alibi dunque sembra reggere, ma c'è un dettaglio che non possiamo ignorare: quella telecamera ha un angolo cieco. Inoltre, Ruocco avrebbe potuto eluderla uscendo dal retro della villa, ma questa ipotesi sembra improbabile dato che avrebbe dovuto attraversare una siepe e dei rovi e quando è stato perquisito non sono state trovate tracce che confermassero questa teoria. Eppure rimane il fatto che nessuna telecamera lo ha ripreso.
sollevando dubbi sulla sua reale permanenza in casa. L'angolo cieco, il mistero del percorso alternativo. Proseguendo nella nostra analisi, dobbiamo considerare la possibilità che Sergio Ruocco abbia potuto sfruttare l'angolo cieco della telecamera. Ma anche in questo caso gli inquirenti sottolineano quanto sarebbe stato difficile evitare di essere ripreso da tutte le altre telecamere presenti in paese. Il percorso alternativo attraverso il retro della villa appare logisticamente complesso e rischioso, soprattutto per l'eventuale presenza di rovi e siepi che avrebbero potuto lasciare segni evidenti sul corpo o sugli abiti di Ruocco. Eppure, nonostante questi dubbi, le indagini continuano a mantenere aperta ogni possibilità. L'uomo in bici, un testimone chiave o l'assassino? Un altro elemento cruciale di questo caso è il misterioso uomo in bicicletta, ripreso da una telecamera mentre percorreva via Castagnate contromano, poco distante dal luogo del delitto. Quest'uomo, di cui ancora non conosciamo l'identità, potrebbe essere un testimone chiave o addirittura l'assassino. Ma perché mai avrebbe rischiato di essere ripreso dalle telecamere percorrendo una strada così visibile, quando avrebbe potuto scegliere un percorso meno esposto, come il cortile che porta su via Don Rota e verso i campi? Questa domanda ci porta a riflettere sulle motivazioni e sulla possibile psicologia del colpevole. È possibile che si trattasse di un gesto impulsivo, magari commesso da una persona che non aveva pianificato l'omicidio? O forse c'è qualcos'altro che ancora ci sfugge? Un dettaglio inquietante riguarda un anziano testimone che inizialmente ha dichiarato di non aver visto nulla, nonostante sia stato ripreso mentre seguiva l'uomo in bici con lo sguardo dal suo balcone. E questo testimone è stato indagato, ma la sua reticenza o confusione ha aggiunto un ulteriore strato di complessità al caso. Poi ci sono le vie di fuga, un enigma irrisolto. La questione delle vie di fuga dell'assassino è un altro punto chiave dell'indagine. L'uomo in bicicletta, ammesso che sia l'assassino, avrebbe potuto scegliere di allontanarsi rapidamente dal luogo del delitto attraverso un cortile vicino che conduceva a vie meno sorvegliate, ma ha invece scelto una strada rischiosa e ben sorvegliata. Questa scelta potrebbe suggerire una conoscenza superficiale del luogo o una scarsa pianificazione del crimine. In alternativa, potrebbe indicare che il colpevole non si aspettava di essere riconosciuto, forse perché non aveva nulla a che fare con Sharon o perché credeva di essere al di sopra di ogni sospetto. Questo aspetto del caso lascia spazio a molte speculazioni e ad un'inquietante sensazione di incertezza. Certo, visto che il caso ormai è noto a livello nazionale, chiunque sia passato in quel momento in bicicletta, sapendo che l'omicidio è avvenuto ad una certa ora di un certo giorno ed è stato visto dalle telecamere un uomo in bicicletta, se fosse innocente andrebbe subito dagli inquirenti, dai carabinieri, a dire: ero io quell'uomo in bicicletta, non c'entro nulla. Un altro punto sono le coltellate, i lividi, segni di un'aggressione oppure di una lotta. Passiamo ora ai dettagli più crudi dell'omicidio. L'autopsia ha rivelato che Sharon è stata colpita da 4 coltellate, una quasi al petto e 3 alla schiena. Questo tipo di ferite suggerisce un attacco violento, probabilmente da parte di una persona con cui Sharon aveva un rapporto di fiducia o di conoscenza, dato che è riuscita a pronunciare al telefono le parole «mi ha accoltellata». Eppure non ha identificato il suo aggressore, lasciando un vuoto che rende ancora più difficile identificare il colpevole. Inoltre, sul braccio e avambraccio sinistro di Sharon sono stati trovati dei lividi. Secondo il medico legale, questi potrebbero essere stati causati dalle manovre dei soccorritori, ma non si può escludere che siano il risultato di una lotta, magari un tentativo di difesa o di immobilizzazione da parte dell'aggressore. Se quest'ultimo fosse una persona conosciuta da Sharon,
come suggeriscono le sue ultime parole, potrebbe aver avuto l'opportunità di avvicinarsi abbastanza da colpire senza che lei sospettasse il pericolo imminente. Poi ci sono le tracce biologiche e il DNA, l'attesa per un punto fermo. Il RIS di Parma sta conducendo analisi approfondite su possibili tracce biologiche presenti sul corpo e sugli abiti di Sharon. Questo è uno degli accertamenti più attesi dell'intera indagine, poiché potrebbe fornire un primo punto fermo su cui basare ulteriori sviluppi investigativi. Se venissero trovate tracce biologiche, questo potrebbe essere confortante e potrebbero essere confrontate con i campioni di DNA dei residenti di Terno d'Isola, un'operazione già avviata con la raccolta di 40 campioni. L'esito di queste analisi potrebbe cambiare completamente il corso delle indagini, soprattutto se dovessero emergere tracce appartenenti a qualcuno conosciuto o a un estraneo, confermando o smentendo le ipotesi sinora formulate. Poi c'è il telefonino della vittima che dà degli spunti, ma nessuna svolta. Altro elemento che gli inquirenti stanno analizzando, il telefonino di Sharon. Finora dalle prime analisi non sono emersi spunti interessanti, ma nessun elemento decisivo che possa indirizzare le indagini in modo univoco. Se Sharon avesse avuto un'altra relazione o se ci fossero stati contatti sospetti, probabilmente il telefono lo avrebbe rivelato, ma per ora non ci sono indicazioni concrete in questo senso. Il cellulare oggi più che mai è un contenitore di informazioni vitali, in grado di svelare abitudini, contatti e relazioni, ma nel caso di Sharon il telefonino non sembra contenere quella pistola fumante che gli investigatori speravano di trovare. Tuttavia non si può escludere che un'ulteriore analisi, magari più approfondita, possa portare alla luce dettagli che sinora sono sfuggiti oppure che non sono stati rivelati dagli investigatori perché magari hanno già una pista abbastanza sicura e non vogliono e vogliono per il momento magari seguire, intercettare, capire di più sul possibile assassino. Dunque, rivelando ulteriori dettagli, il risultato delle indagini verrebbe probabilmente compromesso se avessero chiaro chi fosse l'assassino, se avessero degli ulteriori indizi e ce li rivelassero, fossero resi pubblici in questo momento, potrebbe accadere che magari non riescono ad incastrare l'assassino perché hanno rivelato delle cose che lo mettono in guardia. Invece magari se l'assassino fosse il compagno, per adesso non è indagato, facciamo un esempio, lui si sente più tranquillo e magari è più facile che possa dire o fare qualcosa per cui sarebbe più facile incastrarlo. Nel momento in cui gli inquirenti dicono ah guardate che ormai abbiamo capito e l'assassino è lui, allora questo potrebbe davvero compromettere le indagini, perché sarebbe molto difficile poi magari farlo confessare piuttosto che davanti a delle prove schiaccianti ricevute attraverso intercettazioni o altri metodi di monitoraggio che potrebbe avere in questo momento potrebbero avere le forze dell'ordine su chi è sospetto o indagato, ma in modo riservato. Ma ci sono altre due riflessioni fondamentali da fare, quella sul lavoro di Sharon e su Scientology, che è forse una pista da seguire. Un altro aspetto che ha attirato l'attenzione degli inquirenti riguarda l'attività lavorativa di Sharon e il suo coinvolgimento con Scientology. Sharon aveva lavorato prima in un centro estetico gestito da cinesi a Bergamo e poi in un bar di Brembate. Proprio in quest'ultimo ambiente sembra che Sharon sia stata introdotta a Scientology, una scelta che aveva generato discussioni con il suo fidanzato Sergio Ruocco.
Gli inquirenti hanno intenzione di sentire presto i responsabili di Scientology per capire meglio la rete di interessi di Sharon, anche se questa pista non è attualmente considerata centrale per spiegare il delitto, potrebbe comunque rivelare aspetti della vita di Sharon che finora sono rimasti nell'ombra. E poi c'è la famiglia di Sharon e un legame inusuale. Uno degli aspetti più singolari di questa vicenda è il rapporto tra la famiglia di Sharon e Sergio Ruocco. Nonostante le mille illazioni e le ripetute convocazioni da parte dei carabinieri, i genitori di Sharon continuano a difendere a spada tratta il fidanzato della figlia. Dal giorno del delitto, Sergio non vive più con i suoi genitori, ma con quelli di Sharon, nella loro casa di Bottanuco. Un legame così stretto in una situazione così tragica è quantomeno singolare. Se in passato ci fossero stati problemi tra Sharon e Sergio, si potrebbe immaginare che i genitori di lei ora sarebbero tormentati dai dubbi, eppure continuano a sostenere che Sergio è come un figlio e ribadiscono di non avere alcun sospetto nei suoi confronti. Questo attaccamento può essere interpretato in molti modi, ma sicuramente aggiunge un ulteriore elemento di complessità ad un caso già di per sé enigmatico. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento sul caso di omicidio di Sharon Verzeni. Gli interrogativi sono molti e le risposte sono ancora molto poche. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa tragica vicenda nella speranza che presto venga fatta giustizia. Grazie per averci seguito su Radio Pugino Nair. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti. Al prossimo episodio.